Il campionato di Serie D, giunto alla 21ª giornata con il Cesena al comando della classifica, il Materiche che sta trovando e provando a frenare la fuga della capolista, in brutte acque invece viaggia il Castelfidardo, relegato all'ultimo posto in classifica. Posizione quanto mai scomoda per i castellani, i quali stanno facendo di tutto pur di migliorare una classifica che al momento è decisamente brutta. La partita interna con il Giulianova, occasione per prendere una boccata d'ossigeno, confronto quanto mai delicato affidato alla direzione di Mattia Ubaldi della sezione di Roma, assistito da Roberto D'Ascanio della sezione di Roma 2 e Salvatore Gambino della sezione di Nocera Inferiore. Al pronti via le due squadre provano subito ad attaccarsi, manca al terzo il gol del Giulianova, sembrava cosa fatta, schemi tattici scontati, al settimo si infortuna il portiere castellano Mercorelli, riesce comunque a riprendere il gioco dopo le cure del caso. Al sedicesimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato da Napolano da sinistra, arriva la testa di De Fabritis ed è gol ed è in vantaggio della formazione abruzzese. Al diciottesimo, cross da destra di Massi, palla in area, nessuno degli avanti castellani riesce a metterla alle spalle del numero uno ospite. Al ventunesimo la panchina castellana richiama Balducci per mandare in campo De Vita. 27esimo D'Ercole fa gridare il gol, Pagliarini risponde da campione. 44esimo Mercorelli, gran parata, nega il gol del raddoppio di Paolo. La ripresa si avvia con il Giulianova che cerca subito il gol del raddoppio che non trova. Alla 12esimo cross di Napolano per Antonelli, conclusione inguardabile. Alla 15esimo angolo da sinistra in favore del Castelfidardo che non regala assolutamente nulla. Castellani che cercano la porta ospite, ma Pagliarini non si fa sorprendere. 24esimo finalmente arriva il pari, la firma di Trillini. È 1-1. Squadra caparbia, testarda, come ha detto il tecnico anche nelle interviste di fine gara. 27esimo giallo per Di Lollo, la partita cresce di interesse. Al 32esimo Napolano lascia per far posto a Gori, 40esimo punizione dai 20 metri in favore del Giulianova, calcia Gori senza che nessuno riesca a deviarla in rete. Dopo ben 5 minuti di recupero, tutti negli spogliatoi, e finalmente è arrivato il primo punto in casa castellana dopo 6 sconfitte consecutive. La voce dei tecnici: Roberto Vagnoni del Castelfidardo, Nico Stallone del Real Giulianova. Roberto Vagnoni, tecnico del Castelfidardo, un punto che interrompe una serie negativa infinita. Sì, sì, ma noi i punti dobbiamo sempre guadagnarci, perché a vedere anche oggi siamo messi in difficoltà al primo tempo. Siamo scivolati 2-3 volte i primi 5 minuti e a momenti prendiamo gol con una squadra che ha molti punti, che è più serena, una squadra anche forte, quindi per noi credo abbiamo fatto la partita e alla fine forse meritavamo di vincere, perché il secondo tempo li abbiamo chiusi, li abbiamo messi là e abbiamo fatto molto bene. Siamo partiti 3-5-2, abbiamo preso gol, abbiamo cambiato, ci siamo messi 4-3, poi al secondo tempo, ultimi 20 minuti, ci siamo messi 4-4, quindi una squadra che lavora sempre bene e quindi devo fargli i complimenti anche se non è arrivata la vittoria. È una grande prestazione, non va bene perché non l'abbiamo vinto. Si può anche sperare allora? No, noi ci crediamo perché facciamo le prestazioni. Mercoledì abbiamo un'altra partita. Ho detto ai ragazzi che questa non è una domenica qualsiasi, abbiamo 2-3 giorni per recuperare, non abbiamo una rosa ampia, il nostro campo è molto pesante, quindi fra 3 giorni si rigioca e la vittoria ci darebbe tanto e dobbiamo puntare mercoledì a vincere, come oggi, ma sono convinto se giochiamo con questa voglia, l'abbiamo sempre la voglia, con questa duttilità e buttare il cuore oltre l'ostacolo, oltre alle giocate, perché abbiamo fatto anche buone giocate su un campo difficile. Sono convinto e facciamo bene anche mercoledì, però dobbiamo prendere il risultato pieno. Soddisfatto del punto, perché so cosa vuol dire andare a giocare in casa di una squadra che sta in fondo alla classifica, che è motivata, che ha tutta la rabbia, la voglia di venirne fuori. Cos'è il girone di ritorno? Queste partite sono sempre molto difficili, quindi fare punti è sempre difficile, e quindi soddisfatto del punto.
Poi per come è andata la partita, un plauso particolare al Castelfidardo che non ha mollato mai e ci ha messo tanto cuore, e credo che quindi alla fine, anche se il pareggio è avvenuto in maniera tra virgolette fortunosa, però lo ha meritato per il cuore che ha messo. Noi secondo me non abbiamo avuto quella cattiveria giusta per chiudere la partita, poi un grande Mercorelli credo che ha fatto la differenza, perché secondo me abbiamo avuto qualche palla gol di troppo che potevamo, ripeto, chiudere la partita, e quello dispiace più che altro, ripeto, dando il giusto merito all'avversario, però credo che oggi non l'abbiamo vinta noi, e questo dispiace perché sapete quanto sono importanti i punti in questa fase e soprattutto il giro di ritorno. Comunque soddisfatto per come stanno andando le cose? Ma soddisfatto perché, voglio dire, la società quando mi ha chiamato per una salvezza, e voglio dire, oggi abbiamo una partita in meno delle altre squadre e stiamo in una situazione di metà classifica, però conosco, come voi sapete benissimo, questo campionato, so che non ci si può mai rilassare, sono arrabbiato quindi con i miei ragazzi perché quando ci sono queste situazioni i punti vanno portati a casa, e quindi sono molto arrabbiato, penso già a mercoledì, e mi aspetto mercoledì che la squadra a livello caratteriale, non a livello calcistico, perché oggi sono state anche a volte pur con un campo impossibile, fatemelo dire perché il campo è veramente impossibile, però c'è stata qualche trama interessante, qualche azione bella dove potevamo, ripeto, fare qualche buon gol, però dobbiamo pensare a mercoledì voglio una squadra cattiva, una squadra che fa tre punti e pensa alla salvezza il prima possibile.